Sì, Andrea, adesso andiamo avanti con un contributo dei ragazzi della rete dei cittadini. Salirà qui su questo splendido palco Sergio. Ciao Sergio. Ciao. Allora, salve a tutti, il tempo a disposizione è tanto, quindi non posso chiedervi un minuto di silenzio in ricordo di Vittorio Arrigoni. Mi è sembrato almeno nominare quel artista italiano assassinato a Gaza la scorsa notte, in circostanze come minimo dubbie. Leggerò questo mio intervento innanzitutto per rispettare questi 4 minuti a disposizione, ma soprattutto perché parlo a nome di tutta la rete dei cittadini. Questo intervento è stato infatti concordato in anticipo con gli iscritti e i simpatizzanti dell'associazione. Io sono infatti qui solo il portavoce della rete dei cittadini. Siamo qui perché 350.000 cittadini hanno sottoscritto una proposta di legge. E questa proposta di legge rischia di non essere neanche presa in considerazione da quelli che dovrebbero essere i nostri rappresentanti. Si potrebbero avanzare alcune critiche a questo testo, ma l'importante ora non è questo. L'importante è che 350.000 cittadini vogliono un segnale forte, vogliono un cambiamento radicale del modo in cui siamo rappresentati. La gente oggi non conta più niente e noi vogliamo contare. Il potere appartiene al popolo e il popolo siamo noi, tutti noi. Il potere appartiene al popolo e noi vogliamo riprendercelo. Il problema tuttavia non è questa proposta di legge. Il problema è che delle 216 proposte di legge di iniziativa popolare presentate dal 1979, solo 9 sono diventate legge e molte non sono state neanche prese in considerazione. I politici, i nostri rappresentanti, dovrebbero avere un'unica preoccupazione, anzi un'unica occupazione: riportare nelle istituzioni la volontà di chi li ha eletti. La proposta di legge di iniziativa popolare, che è uno dei pochi strumenti di democrazia diretta che abbiamo a disposizione, come vediamo ci stanno sputando sopra. Una cosa simile succede con i referendum, un'arma già indebolita dalla presenza del quorum e dall'essere solo abrogativi e non propositivi. E ciò nonostante vediamo tutti il boicottaggio mediatico degli importantissimi referendum del 12 e 13 giugno. È giusto mobilitarsi per chiedere che questi pochi strumenti davvero democratici che abbiamo siano rispettati, ma i politici se ne fregano della volontà dei cittadini, per un semplice motivo: perché possono farlo. Le proposte di legge di iniziativa popolare non sono davvero vincolanti, finiscono per essere un contentino, una democrazia di facciata. I pochi strumenti di democrazia diretta che abbiamo devono essere vincolanti per legge. Ma tutto ciò non basta. Il problema è che i politici sono sottoposti al giudizio degli elettori solo una volta ogni 5 anni. Anzi, se pensiamo all'eliminazione del voto di preferenza, spesso neanche durante le elezioni. Durante il loro mandato gli eletti possono fare quello che gli pare, senza che i cittadini possano dirgli nulla. Questo succede perché non esiste nessun vincolo di mandato, nessun collegamento tra eletti ed elettori dopo le elezioni. La manifestazione di oggi è una protesta sacrosanta. Chiediamo un minimo di decenza a questa classe politica. Provate però a riflettere: se l'eletto fosse davvero espressione della volontà popolare, ci sarebbe davvero bisogno di spendere soldi ed energie per raccogliere decine di migliaia di firme per petizioni, proposte di legge iniziativa popolare, referendum? Se l'eletto dovesse andare sempre a chiedere agli elettori che cosa devo fare prima di andare nelle istituzioni,
cosa succederebbe? Purtroppo oggi la legge impedisce di stabilire un vincolo di mandato per i rappresentanti nelle istituzioni, ma è possibile invece stabilire questo vincolo prima delle elezioni, creando delle liste elettorali partecipate, cioè in cui i candidati sottoscrivano un documento che li vincola a tutti i sottoscrittori della lista. Non ci sarebbe più bisogno di scendere in piazza per pregare i politici, cioè i nostri dipendenti, di fare il proprio dovere. E anzi non ci sarebbe neanche bisogno di proposte di legge di iniziativa popolare, perché sarebbero gli eletti a chiederci cosa devono fare. Tutto ciò è possibile, gli strumenti per consultare direttamente gli elettori ci sono e noi della Rete dei Cittadini abbiamo già provato ad applicarli. Con le liste partecipate avremo non solo un Parlamento pulito, ma un Parlamento che è davvero espressione della volontà del popolo. Il potere appartiene al popolo, riprendiamocelo. Chi vuole conoscerci può andare sul nostro sito www.rededeicittadini.it. Grazie dell'attenzione.